happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be vedere i cittadini ragionare su quello che vi racconteranno. Non ho quanto tempo. Grazie. Grazie la vostra dirigente e grazie a voi per essere qui ad ascoltarci. Io mi chiamo Titti, come uccellino di gatto silvestro, però non so se qualcuno di voi lo conosce, perché è stato degli anni 80. Lui si chiama Charlie e si chiama proprio Charlie, Charlie Brown, che è nato il titolo degli anni 80. E noi siamo i fondatori di Joy for Children. Voi fate inglese, no? Quindi Joy for Children cosa vuol dire? Gioia per i bambini. Perché abbiamo deciso di chiamarla così? Perché Charlie è un fotografo famoso che ha girato il mondo facendo delle foto bellissime. Un giorno è capitato sull'isola di Lesbos, che è in Grecia. Non so se voi avete sentito parlare dei campi profughi che ci sono in quest'isola. Se ne è parlato tanto negli anni scorsi, adesso un pochino meno. Sono dei campi dove trovano rifugio tantissimi rifugiati che scappano dai loro paesi. Molti di questi sono siriani. E sapete dov'è la Siria? Sì, ok. La Siria è proprio in mezzo tra Oriente e Occidente ed è questo il motivo per cui è uno dei paesi in cui è difficilissimo avere la pace, perché i vostri insegnanti magari ve lo racconteranno meglio, però proprio per la posizione che occupa geograficamente è un posto dove tutti gli interessi, Russia, America, Emirati Arabi, tutti vogliono, storicamente hanno voluto essere lì, perché è il punto di passaggio. Infatti, vedete quella parte rossa, è il punto di passaggio in cui anticamente chi attraversava da Occidente a Oriente passava di lì. E questo ha permesso alla Siria di diventare negli anni un punto nevralgico per il transito addirittura delle carovane, eccetera, ma anche per la formazione della civiltà. È un paese in cui veramente risiedono civiltà di tutti i tipi, ed è il motivo per cui queste civiltà hanno sempre avuto un'apertura mentale molto forte, perché c'era gente che arrivava da tutti i paesi, quindi non c'erano, in realtà non c'era una chiusura da parte del popolo che abitava in Siria. Questo per dirvi che in fondo è sempre stato un paese libero, anche se c'erano tante religioni diverse, tante teste diverse, era un paese libero. Un giorno, che cosa è successo? Purtroppo arriva da tante epoche in cui lì qualcuno ha voluto comandare, ma 12 anni fa, esattamente a marzo, in quel periodo la Siria era governata da un presidente che non era tanto simpatico. Un giorno dei ragazzini della vostra età, avevano circa 12-13 anni, sono andati fuori da scuola e sul muro di una casa hanno scritto una frase che non è tanto piaciuta al presidente. Cosa è successo? È arrivato l'esercito di questo presidente, ha preso questi ragazzini, erano 4, li ha portati via dalle loro famiglie e li hanno restituiti uccisi dopo qualche giorno. Questo gesto ha fatto partire una rivoluzione che ancora oggi viene in qualche modo ricordata. Proprio in questi giorni sui social ci sono state le immagini di queste manifestazioni che si sono tenute in tutti i paesi della Siria, in tutte le città della Siria. È scoppiata la rivoluzione perché ovviamente il popolo non poteva accettare che ragazzini come voi, usciti per andare a scuola, non tornassero più dalle loro famiglie solo perché avevano scritto su un muro.
Immaginate che cosa può significare. E quindi tutti, so chi è che è sceso soprattutto per strada a manifestare contro questo gesto? Gli studenti universitari, i giovani, un pochino più grandi di voi, soprattutto i giovani, che insieme ai loro insegnanti hanno sfilato per le città della Siria e sfilavano pacificamente, un po' come, non so se avete visto anche in questi giorni, anche a Milano ci sono state manifestazioni per Fridays for Future, per l'ambiente, no? Avete visto che i ragazzi vanno per strada con i cartelli, perché forse anche voi avete fatto qualche lavoro sull'ambiente. E quindi loro pacificamente per strada manifestavano per la pace e per la libertà. Il presidente, che non è affatto simpatico, ha mandato l'esercito a sparare addosso a questi giovani. Quindi loro erano per strada, pacifici, con i cartelli, i fiori, a chiedere la libertà, sono stati uccisi a centinaia di migliaia, come se a Milano i ragazzi che sfilano per le strade per chiedere un ambiente più sano, di salvare la terra, a un certo punto arrivasse la polizia e invece di prenderli con i gas, o allontanare le persone con i getti d'acqua fredda, li sparano addosso. Questo è quello che è successo in Siria. E perché ve lo racconto? Perché voi sappiate perché queste persone, che adesso poi vedrete, sono lì. Perché ci si domanda, vabbè, ma perché non stanno a casa loro? Perché sono nelle, non so, nei campi profughi? O sono scappati dal loro paese per andare a chiedere asilo da un'altra parte? Per questo motivo, perché nel loro paese non si può vivere. Poi ovviamente la guerra in Siria è diventata una cosa molto più pesante, da queste manifestazioni si sono formati dei gruppi di ribelli, chiamiamoli così, alla fine erano dei ragazzi che hanno deciso di difendere il loro paese e quindi hanno cercato delle armi per combattere contro l'esercito che sparava addosso ai loro amici, alle loro famiglie. E così è scoppiata la rivoluzione. Un giorno Charlie, nell'isola di Greta, di Lesbos, ha incontrato molti di questi profughi siriani, appunto, che erano scappati dalla Siria per questi motivi, e è entrato in contatto con questo mondo e quindi ha detto, ok, io voglio andare a vedere cosa succede vicino al loro paese, perché in Siria non si può entrare ancora oggi. Noi siamo stati con Mara a febbraio, subito dopo il terremoto, siamo andati a trovare dei nostri amici e il papà, questi ragazzi ci dicevano, non entrate in Siria, anche se siete italiani. Non so se probabilmente. Anche se siete italiani, avete un passaporto italiano, appartenete all'Europa che è comunque sicura, siete liberi di andare dove volete, in Siria si rischia di essere sequestrati, anche noi. Per cui è il motivo per cui noi in Siria non siamo mai entrati. Però lui è arrivato appunto alle porte della Siria, in questo paese che si chiama Kilis, è una città enorme in realtà, e Kilis è proprio un po' come Basilio e Milano, vicinissimi, cioè Milano la Siria, Basilio Kilis. E in questa città dove vivono 120.000 siriani, 120.000 sono tantissimi, ha incontrato una comunità di bambini e ragazzi come voi. Questo succedeva tanti anni fa, adesso questi ragazzini stanno crescendo, questi bambini stanno diventando adolescenti e noi, come associazione, come dicevamo all'inizio, Joy for Children, gioia per i bambini, perché questi bambini o sono scappati con le loro famiglie quando erano molto piccoli, o quando erano ragazzini come voi, perché adesso ci sono dei ragazzi che sono diventati grandi, ma quando sono scappati avevano la vostra età. E a loro mancava proprio la gioia, la spensieratezza, l'allegria di vivere esattamente come voi, cioè senza pensieri. Quindi noi abbiamo deciso di fondare Joy for Children e insieme ad alcuni amici ci occupiamo di questi ragazzini, di questi bambini. Non possiamo portarli in Italia,
anche se ci piacerebbe tanto, però possiamo aiutarli lì dove si trovano loro, che è Turchia, è proprio la striscia di confine tra la Turchia e la Siria. Li aiutiamo lì come? Li aiutiamo con tutta una serie di progetti che sono soprattutto concentrati sull'istruzione, perché un po' come voi che andate a scuola e avete la possibilità di guardare lontano quello che potrete fare un giorno da grandi, vogliamo che anche loro che hanno dovuto smettere di andare a scuola, non hanno potuto continuare a studiare, chi lo faceva con piacere, non possono imparare la musica, non possono disegnare, non possono fare niente, noi abbiamo voluto dare loro questa possibilità. Quindi, con alcune persone che abitano lì, con Charlie adesso vi appunta meglio i progetti, abbiamo fatto partire Joy for Children. Ok? Grazie, adesso vi lascio la parola a Charlie che vi racconta un pochino. Disperati senza più parole, non si parlò d'altro. Un nero già visto dai miei piedi.
quando soccorro la battigia, ove giaceva in me il capitano. Il tempo di rendermi conto se ciò che stavo osservando era ciò di cui mi avevano parlato, senza essere riuscito mai neanche minimamente ad immaginare che quella visione prese forma e si tramutò in una montagna umana, nonostante lo vedesse in quel corpo. Io vedevo le loro anime, una ad una, donne, bambini, uomini, li vidi tutti, migliaia, sopravvissuti e non. Non sai se parlare, se vivere, far meditare, ingerire, rispettare, onorare, piangere. Ho voluto toccarli, avrei voluto toccarli tutti, uno ad uno, quei pezzi, migliaia, di scadente plastica colorata, come per salvarli ancora, ancora una volta. Le mani protese un attimo prima del regalo, sopravvivere, mi vedevo ammucchiati, imploranti salvezze. Sentivo tutto questo e terrore, angoscia, senso di smarrimento si possessavano alla carte di me. Ognuno di quei colorantissimi pezzi di plastica erano mani protese, trasfusti di gomma nera e grigia, erano urla di padri, gemiti di figli, speranze di madre. In mezzo alla montagna era ancora forte l'odore di acqua marcia. Il mare era lontano, eppure l'odore acqua dell'acqua marcia scende, intrisa degli scadenti in materia, di quei giubbini. Era più forte dell'odore della gomma e della plastica di cui ero composto. Su quella montagna ho voluto salirci per vedere l'estensione della tragedia, ma non feci molta strada, perché ad ogni passo era come calpestare un braccio, una gamba, o peggio, una testa, e sprofondavo, sprofondavo di vergogna. Entro la vergogna che puzzava di gomma e acqua di mare putrida. Il tempo di qualche foto, un breve film e poi giù. Difficile dimenticare quel nuovo simbolo di un disastro, di un fallimento politico e umano. Ma la macchina umanitaria è grande, come grande il cuore di tanti uomini. Nel 2015, laddove dal nulla sarebbe potuto apparire una tante qualsiasi pieno di disperati, era presente un rifugio per loro, una mano tesa. Asti, vestiti nuovi, scarpe, giocattoli per i più piccoli, ma soprattutto cavolo umano. Questa Lesbos è un angolo di mondo buono, un tavolo su cui giocano potenti e benefreghisti, ma è la nostra isola di salvezza. Una Lampedusa del leggero, appiglio di altri mondi in fuga. Mondi che vedi negli occhi dei bambini, al seguito di mari distanti e di padri che stentano a mostrare la loro sicurezza. Ma quale sicurezza d'altra parte? Lesbos è un porto da cui inizia la rincorsa verso il tuo destino, un destino fatto di salvezza a tappe, come fosse una competizione. La lotta per ogni tappa e la salvezza sono solo temporanee, sono delle mance da vincere di volta in volta. L'isola è la prima delle tante, la nave per il Pireo è la seconda, e poi via via, le decine di confini di una nuova stanza rinata, smembrata, sbarrata, che non fa sconti a nessuno, alla faccia della salvezza. In attesa di quella nave, sotto almeno tre coperte, in piazzata sferzata da un vento gelido di mare, vedevo famiglie intere, con bambini accorciati a far spuntare solo il viso da quel fratello di stoffa, nella loro espressione trova la negazione del genere umano, mentre intanto moriva dentro. Avrei voluto dar loro tutto, ma non avevo nulla. L'unica cosa da porgere era comprensione, umanità, calore. Corrivano loro i piedi misti fuori, una mano che non potevano proteggere senza scoprire l'altra. Li rivelavano dal vento, creando barriere di gente, come angeli li proteggevano dal freddo e dalle cattiverie che li avevano portati lì. Poi per un momento li ho lontano e piange, piange ancora. Il pianto lo porto ancora dentro, come lo avrebbe portato chiunque altro al mio posto, al nostro posto. Non ho visto sbarchi a Lesbos, non hai bisogno di quelli per capire quanto lungo è ancora il cammino che già da un anno deve compiere, se mai lo farà, per acquisire la dignità e l'identità. Andare e tornare da Lesbos è il viaggio che ognuno dovrebbe compiere dentro di sé. Il mio rammarico, la mia angoscia, anche la mia speranza, intanto, hanno ora lo stesso colore, il colore del vino. Però questo l'abbiamo voluto far vedere anche a voi perché tante volte in televisione, se vi capita o anche sui social, vi capita di vedere le immagini dei giornalisti o comunque dei,
dei servizi dei telegiornali, qui si vedono sbarcare uomini, soltanto uomini, belli palestrati, si raccontano delle storie su questi sbarchi, che non sempre sono la verità purtroppo, però per conoscere la verità bisogna andare sul posto e vedere appunto che cosa succede davvero. E quello che succede davvero è appunto che non partono soltanto i ragazzi neri che attraversano il deserto, che sembrano in ottima salute, belli muscolosi e ben vestiti col cellulare in mano, ma sbarcano ragazzi come voi, famiglie come le vostre. E Joy allora è nata perché appunto a noi non piaceva vedere questo spettacolo, volevamo aiutare. E adesso vi facciamo vedere cose un pochino più belle. Come gli aiutiamo, come dicevo prima, insegnando per esempio l'inglese. Una persona che ci abbia incontrato e che adesso vedrete in un video si chiama Ali ed è un carissimo amico. È un ragazzo che quando era in Siria aveva cominciato l'università e faceva lingua e letteratura inglese. Lui da grande voleva diventare un insegnante come i vostri. Un giorno appunto è scoppiata la rivoluzione, quella che vi dicevo prima, no? E dal giorno in cui è scoppiata la rivoluzione, purtroppo tutti i ragazzi a partire dai 12 anni, i bambini praticamente, erano costretti ad entrare nell'esercito e a diventare soldati. Uno può dire, ok, divento soldato, il problema è che se tu diventavi soldato, che venivi arruolato in quel periodo, non è che stavi in caserma a fare l'alzabandiera, ti mettevano in mano un fucile e dovevi andare in giro per le strade, appunto, come dicevo prima, sparare addosso a quelli che provavano a manifestare la loro scontentezza. Quindi sparare addosso ai vicini, ai fratelli, agli amici con cui avevano giocato a calcio magari fino al giorno prima. Ali, come tanti altri giovani, ha detto no, io non mi voglio arruolare. Solo che non mi era permesso di dire di no. E quindi chi diceva di no veniva portato in galera. Tantissimi, centinaia di migliaia di giovani, anche piccolissimi, sono finiti, siriani, sono finiti in galera. Molti sono morti perché sono stati poi uccisi. Qualcuno si è salvato. Ali, per esempio, è uno di questi. Come si è salvato? La mamma e il papà erano persone benestanti, avevano un albergo in Siria e hanno venduto tutto. Quindi da un giorno all'altro, da che erano persone imprenditori, avevano tutto, macchine, facevano le vacanze, eccetera, non hanno più avuto niente, perché tutto quello che hanno venduto l'hanno usato per tirare fuori Ali dal carcere dove era stato imprigionato. Ali è stato per quasi un anno in carcere, però i genitori hanno potuto vendere tutto, l'hanno salvato e hanno deciso andare appunto via dalla Siria, sono andati in Turchia, dove tuttora si trovano, loro sono i genitori di Ali, sono nella città di Gaziantep, e Ali invece fa la scuola tra Kilis e Gaziantep, che non sono città tanto lontane, dove appunto a Kilis ci sono i nostri progetti. Un giorno Ali ha incontrato Charlie e Charlie ha deciso di farlo lavorare con Joy. Strange sound in loud. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss?
darkness. There rides a beast train. Oh, beast train, take this country. Come take me home again. Oh, beast train, sounding louder. Ride on the beast train. Come on, the beast train. Is beast train only rolling? Everyone jump up on the beast train. Come on, peace train. Yes, it's the peace train.